canale YouTube di Luigi Gaudio. Buonasera a tutti, innanzitutto. E volevo come prima cosa ringraziare il Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere qui di Cesano e l'amministrazione comunale per avermi dato l'opportunità di tornare a Cesano a nuovamente a presentare una mostra rispetto appunto a quella di Cézanne. Qui partiamo un pochino più da lontano perché appunto andiamo a ripercorrere circa due secoli di storia dell'arte, quindi dai primi del 600 fino grosso modo alla metà del 1800, cercando di evidenziare e scegliere, perché comunque si tratta di una scelta, non è una mostra che ha la pretesa di esaurire il tema lungo appunto questo periodo della storia dell'arte. Dicevo, cercando di estrapolare a quelle che sono alcuni degli esempi più eclatanti di questo filone del realismo. Filone del realismo che appunto può essere letto a partire appunto dalla figura di Caravaggio e in qualche modo può trovare un primo termine di chiusura proprio nella figura di Manet. Perché? Perché Caravaggio? Perché è, come dire, un nuovo inizio di questo filone del realismo inteso proprio come volontà di rapportarsi con la realtà che sta davanti agli occhi dell'artista. Quindi non è semplicemente una imitazione e una, come dire, copia dal vero, ma è proprio un rapporto, per cui in questo rapporto c'è sì la realtà, ma c'è anche chi la realtà la sta guardando. Quindi il filo conduttore, come dire, che lega un po' tutti gli autori che stasera andremo a toccare è proprio questo, cioè un rapporto tra un uomo che guarda la realtà che ha di fronte. Dicevo, si parte da Caravaggio perché dopo il periodo dell'umanesimo e del Rinascimento, in cui sostanzialmente quest'idea di un rapporto, come dire, anche fedele e leale con la realtà si era un po' andato perdendo, nel senso che erano subentrati altri aspetti, una sorta di idealizzazione, di ricerca di una perfezione formale, quindi ultimamente di un'astrazione, con Caravaggio, anche per la situazione particolare in cui vive, adesso poi la vedremo, si ritorna invece a un rapporto, come dire, diretto, schietto, drammatico appunto con la realtà, senza un filtro di idealizzazione o di razionalità. Però bisogna anche dire che Caravaggio non è il primo nella storia dell'arte, ma il Caravaggio è quello che, come dire, riprende una tradizione che in realtà arriva già dal Medioevo. Perché se voi pensate alle opere di Giotto o di Duccio, di Buoninsegna, già lì c'è, pur nella diversità dal punto di vista stilistico, questa volontà di rappresentare la realtà come il luogo in cui la storia accade. E quindi se voi avete in mente gli affreschi di Giotto agli Scrovegni, oppure i pannelli della Maestà di Duccio, dove c'è questo tentativo di calare le storie, la storia della salvezza, in particolare la storia di Cristo, all'interno della realtà della Firenze o di Siena tra 200 e 300, per cui le architetture che ricordano appunto le architetture fiorentine del 300 e non i palazzi delle terre in cui Gesù Cristo ha vissuto. Quindi c'è proprio questa volontà rispetto al tema sacro di coinvolgere la realtà quotidiana che tutti avevano davanti agli occhi. Perché? Perché il rapporto e in questo caso il cristianesimo non è una filosofia ma è un'esperienza, no? E quindi l'idea di trasmettere questa cosa è il cristianesimo è qualcosa che accade, che è esperienza di ciascuno, è esperienza di Giotto, esperienza di Duccio ed è esperienza di Caravaggio. E questo lo si vede appunto molto, molto bene, così cominciamo anche. Comunque, per riprendere un attimo il filo, dicevo appunto che quindi il dato comune che lega un po' tutti gli artisti che andiamo a presentare questa sera
è proprio l'intensità di questa loro relazione esistenziale, cioè proprio di esperienza con la realtà del proprio tempo. Per cui vedremo come, visto che in 2 secoli e mezzo di storia le cose ne sono capitate tante, quindi la realtà che gli artisti vivevano è molto diversa, c'è proprio una diversità anche di porsi rispetto a questa realtà e di farsi interrogare da questa realtà. Comunque la cosa fondamentale è che per questi artisti, come dire, lo sguardo sulla realtà è uno sguardo aperto a 360 gradi, cioè di quello che accade davanti agli occhi nulla è poco importante, anzi. Poi vedremo, perché magari questo sguardo viene anche, come dire, un po' condizionato da determinate posizioni politiche, ideologiche, eccetera, soprattutto sul finire, però comunque c'è un'apertura a 360 gradi, cioè non c'è una selezione delle cose, ma la realtà è qualcosa che interroga in tutte le sue, in tutte le sue forme. Dicevamo di Caravaggio, un po' tutti lo conoscete, poi essendoci stata anche già qualche anno fa la mostra sarete forse anche più esperti di me, e la cosa fondamentale da tenere sempre presente per entrare in rapporto con la pittura di Caravaggio è che bisogna tenere presente che tipo di uomo era questo artista, cioè la pittura di Caravaggio non può essere separata, come dire, dalla sua vicenda esistenziale. Voi sapete che Caravaggio si forma in Lombardia, quindi in una, come dire, scuola anche pittorica che faceva della matrice naturalistica, realistica, proprio la sua peculiarità, la sua prerogativa. E quindi questo bagaglio di cultura che gli arrivava dalla sua tradizione, dalla tradizione della sua terra, Caravaggio se lo porta a Roma, dove arriva alla fine del 1500, nel 1592. E qui comincia appunto a lavorare per una serie di committenti e comincia, come dire, a farsi notare anche tra le grandi famiglie della nobiltà romana, proprio per questa sua straordinaria capacità di dipingere il vero. E l'opera che vedete alle mie spalle è, come dire, la prima grande commissione pubblica che Caravaggio ottiene 7 anni dopo il suo arrivo a Roma nel 1599, di dipingere 3 tele per la Cappella Contarelli nella chiesa di San Luigi dei Francesi, appunto a Roma. E quindi, come dire, questa è la prima occasione pubblica, no, ufficiale e pubblica intesa proprio anche come possibilità di incontrare anche la gente comune, perché in chiesa comunque ci andavano tutti. E quindi è la prima occasione di rivelare a tutti il suo modo di intendere la realtà e il sacro, no? Visto che si trattava di opere che andavano in una chiesa, il tema era appunto già stato definito e doveva riguardare appunto le storie di San Matteo. E la cosa che lascia sbalorditi tutti è che Caravaggio interpreta il tema sacro con un senso, come dire, con realistico, che fino a quel momento era stato sconosciuto, nessuno era arrivato a questa profondità. Ed è chiaro che è qui che si sentono gli echi di quella posizione e religiosità tipicamente lombarda che Caravaggio aveva nel sangue. La cosa fondamentale per lui è che il fatto cristiano è contemporaneo, è una cosa che lui vive, sulla quale si interroga, e quindi le sue opere a tema sacro sono ambientate nella Roma del 1600, e quindi anche in questo caso, nella vocazione di San Matteo, c'è la figura di Cristo che vedete sulla destra, che irrompe in questa locanda romana, dove intorno al tavolo ci sono sedute una serie di figure che non sono vestite come ai tempi di Cristo, ma sono vestite come si andava in giro vestito Caravaggio. E il San Matteo, chiamato appunto da questo gesto perentorio della mano del Cristo, no, riecheggia questo gesto indicando il proprio petto. Quindi Caravaggio con quest'opera è come se fissasse in un fotogramma, no, questa azione fulminea di Cristo che entra in questa locanda e indica
Matteo per chiamarlo a sé. Quindi è un'opera che ha una grande tensione dinamica, pur in questa, come dire, Caravaggio fissa in un fotogramma un'azione che ha dentro una dinamicità e quindi un'espressività straordinaria. L'altra cosa che lascia tutti sbalorditi è il modo con cui Caravaggio usa la luce, perché fino a quel momento la pittura aveva sempre utilizzato una luce molto diffusa. Caravaggio si inventa una luce artificiale, cioè lui si era creato dove abitava, dove aveva il suo studio, una sorta di camera oscura, cioè una stanza tutta buia, dove poi faceva scendere dall'alto un lume che quindi creava questi effetti di luce molto taglienti, molto drammatici, verrebbe da dire teatrali, no? Come fossero degli occhi di bue puntati appunto sulle figure. E tra l'altro, tra i primi di quegli anni, usa modelli veri, cioè persone reali, per creare la situazione che poi va a dipingere. Quindi, come dire, c'è anche una volontà di immedesimazione, no? Cioè quindi di ricreare, di rimettere, come dire, in scena quello che può essere accaduto. Normalmente i pittori, per avere i rapporti, usavano i manichini. Caravaggio usa i suoi amici, chiama le persone che aveva intorno. Quindi Caravaggio usa una luce innaturale, e quindi verrebbe da dire, beh, allora non è realista, ma in realtà finalizzata a svelare la verità di quello che va a rappresentare, e quindi questo è assolutamente realista, cioè la luce che lui crea gli serve ad indagare la verità di quello che sta andando a dipingere, la verità di quello che accade, la verità delle reazioni così umane che i personaggi che popolano i suoi quadri sempre hanno, no? Quindi è proprio una volontà di affermare che il sacro non è una categoria astratta, ma è qualcosa che uno vive in prima persona, in maniera assolutamente coinvolgente nel presente. È chiaro che questo discorso rientra anche, siamo nell'ambito della Controriforma, cioè quella operazione diciamo culturale, intesa in senso ampio, che la Chiesa aveva messo in campo per contrastare gli effetti nefasti della riforma di Lutero, no? E quindi questa idea di riportare il sacro nella realtà era proprio un tentativo di ritrovare qualcosa che potesse affascinare, no? Che quindi non diventasse semplicemente una cosa scritta nei libri sacri, ma diventasse un'esperienza, un qualche cosa che può essere vissuto, e quindi anche la teatralità di Caravaggio e il coinvolgimento emotivo che anche oggi noi davanti ai suoi quadri subiamo, no? Serve proprio a questo, cioè a, come dire, questa finalità. E quindi, tornando a quello che si diceva, il sacro come qualcosa di presente, qui e ora, hic et nunc, però non come qualcosa di, come dire, istantaneo, ma come qualcosa che ha una storia che però continua anche oggi. E quindi in questo quadro vedete che Gesù Cristo e San Pietro sono vestiti come andavano vestiti per la Palestina, mentre i personaggi che con loro entrano in rapporto sono vestiti come i romani del 600. Cioè l'idea che è una storia che continua nella storia, no? Quindi Caravaggio, come dire, mette i due estremi, l'origine, però, che però è qualche cosa che si perpetua, che continua anche oggi. Altra opera straordinaria di Caravaggio che continua, che ci aiuta a sottolineare appunto questa sua volontà di rendere in maniera così teatrale l'episodio, in questo caso della cattura di Cristo, è appunto quest'opera che è di circa 3 anni successiva alle tele della Cappella Contarelli. E anche qui vedete che c'è una dinamica assolutamente, come dire, cinematografica, cioè c'è questa massa di corpi, no, che sembrano irrompere da destra e, come dire, infrangersi contro la figura di Cristo che attutisce in qualche modo il colpo,
e con questo suo volto affranto, no, che fa da controcanto invece a quello così crucciato di Giuda, che si avvicina per baciarlo, sottolinea appunto questa l'ineluttabilità, no, del destino a cui era chiamato, il fatto che non era possibile, no, come lui aveva chiesto al padre, allontanare da lui appunto questo calice. E vedete che ancora una volta il soldato è vestito come andavano in giro i soldati a Roma appunto nel 600, i soldati che arrestarono e che cercarono di arrestare Caravaggio dopo la famosa rissa erano vestiti in questo modo. E qui compare per la prima volta la figura di Caravaggio stesso all'interno di un episodio sacro, ed è quella figura a destra che tiene la lanterna e che si protende in avanti cercando, come dire, con questa luce di scorgere meglio il volto di quell'uomo. Per cui vedete che quest'opera, che tra l'altro è composta da mezze figure, che era una cosa che la pittura, come dire, di allora non poteva sopportare, perché le mezze figure erano delle figure monche, no? Non era un taglio consono alla pittura di allora, ma in realtà questo serve a Caravaggio per rendere ancora più dinamica e concitata la scena, che è compressa tra la figura di questo giovane con la lanterna da una parte e la figura di San Giovanni che scappa dall'altra, allargando le braccia e sfondando, come dire, prospetticamente la tela sull'altro versante. Per cui Caravaggio è come se chiudesse, come uno zoom, sul culmine drammatico della scena, facendo però intendere tutta una dinamica che da questo punto nevralgico poi ha origine. Dicevo che qualche anno dopo, è precisamente il 28 maggio del 1606, durante una rissa per strada, Caravaggio non si sa se per appunto un antico torto oppure per legittima difesa, uccide Ranuccio da Terni e quindi è costretto a fuggire da Roma perché era stato condannato per omicidio alla pena di morte. Comincia un lunghissimo calvario, una lunghissima fuga di Caravaggio che lo porta prima appunto nei feudi dei Colonna, poi a Napoli e da lì alla volta di Malta, dove appunto gli viene commissionata quest'opera. Quindi è evidente che ormai Caravaggio è un pittore affermato, la sua fama lo precede, il fatto che fosse una persona così, come dire, particolare non era d'ostacolo alla sua fama di pittore, e appunto giunge a Malta, dove gli viene commissionata questa enorme tela con la decollazione di San Giovanni Battista. Vedete che molto è cambiato rispetto alla tela, al dipinto precedente o anche alla vocazione di Matteo. Il ritmo è molto più pacato, c'è, come dire, una pausa meditativa che in realtà non fa altro che aumentare la drammaticità proprio in questa sospensione della scena. E quella concitazione, quella calca che ha caratterizzato le opere di Caravaggio fino a questo momento, qui lascia spazio a una scena quasi teatrale in cui stanno, come dire, in equilibrio una parte popolata dalle figure e una parte assolutamente vuota. Ma è questo vuoto forse la cosa più inquietante, quella che fa da eco a tutta la drammaticità che sta dentro a questo quadro. Il baricentro è completamente spostato, no? Per cui in realtà il centro del quadro, no, è la scena culmine, no? Quindi il boia che si appresta a finire il suo lavoro con il coltello non è esattamente in asse con il centro del quadro, per cui c'è questo disequilibrio dal punto di vista compositivo che in realtà appunto aumenta la drammaticità e questa anche calma monumentale che in realtà finisce per diventare quasi inquietante da un certo punto di vista. E qui Caravaggio ancora una volta entra nella scena firmando il dipinto
con il sangue che sgorga dalla testa del Battista, e si firma Fratel Michelangelo. Perché fratel? Perché nel frattempo, mentre era lì a Malta, lui aveva percorso, come dire, il noviziato per entrare appunto nell'ordine di questi agostiniani, no, che stavano a Malta. Poi la storia più o meno la sapete, adesso non è una lezione su Caravaggio, quindi sapete che da qui Caravaggio è costretto a fuggire, non si sa bene per quale motivo, inseguito proprio dai cavalieri di Malta, si rifugia dapprima in Sicilia e poi, subodorando la possibilità di una grazia, no, ritorna verso Roma fino a morire in realtà appunto a Portercole, poco lontano dalla sua meta agognata. Quindi l'estrema veridicità della rappresentazione di Caravaggio è in realtà la volontà di tradurre il tema sacro in qualcosa che possa diventare un'esperienza per l'uomo a lui contemporaneo, perché è un'esperienza innanzitutto per lui, cioè qualcosa che lui sta vivendo in tutta la drammaticità che l'esperienza religiosa comporta nel suo essere vissuta a fondo appunto nella realtà quotidiana, e quindi tutta anche l'attenzione ai volti, ai gesti, ai particolari di questi personaggi o di queste ambientazioni è proprio finalizzata a rendere il più familiare possibile quello che il quadro rappresenta. E diciamo che questa rivoluzione che Caravaggio porta nella pittura europea del Seicento è, come dire, una esplosione che poi ha una serie di ricadute non soltanto in Italia ma un po' in tutta Europa. E quindi la mostra nel passaggio successivo si sofferma proprio su uno dei primi che, come dire, si fa interrogare dalla novità di Caravaggio, che è appunto questo pittore francese de la Tour, che coniuga una sorta di caravaggismo un po' alla francese con anche tutta la tradizione fiamminga, quindi di una pittura molto attenta al dettaglio, al particolare, al naturalismo inteso proprio come volontà di indagare dal punto di vista pittorico ogni singolo particolare della realtà. Perché subisce l'influenza anche dei fiamminghi? Perché lui vive in Lorena, quindi siamo nel nord della Francia, proprio vicino ai Paesi Bassi, e quindi inevitabilmente, no, dal punto di vista della cultura figurativa, la scuola fiamminga aveva una grande importanza. Ma l'altra cosa da tenere presente è che, proprio perché vive in Lorena, vive in una delle ultime roccaforti del cattolicesimo rispetto a un protestantesimo che anche in Francia in quel periodo stava attecchendo moltissimo. E quindi la prima opera che andiamo a incontrare di de la Tour è questi due contadini che mangiano piselli, quindi un tema assolutamente quotidiano e della quotidianità più umile, che fino a quel momento raramente aveva avuto l'onore di essere rappresentata in pittura, no? E quando lo era secondo i canoni della pittura di genere, quindi come di un qualcosa di ultimamente che l'artista guardava con un distacco ultimo, cioè era un po' una sorta di compassione, ma come di uno che non entra realmente in rapporto con la dimensione più umile della quotidianità. Invece de la Tour, e si vede benissimo nello sguardo commosso che il pittore ha nei confronti di questi due personaggi e che traspare dall'attenzione che ha alle espressioni, no, che questa vecchia e questo vecchio hanno, no, in questo atto così umile e povero come è quello di mangiare il pranzo quotidiano, che consiste semplicemente in una ciotola di piselli, si coglie che anche de la Tour ha una profonda sensibilità umana che probabilmente gli deriva proprio dalla conoscenza di Caravaggio e che lo allontana da quella sufficienza, chiamiamola così, con cui la pittura di genere fiamminga normalmente trattava questo genere di temi. E anche qui vedete che questo gesto così umile ha in realtà dentro una grandezza straordinaria, cioè
è come se per Delatour questo gesto che i due contadini stanno compiendo sia un gesto ultimamente sacrale, che ha una dignità e una portata veramente straordinaria. E vedete che però, diversamente da Caravaggio, le opere di Delatour sono opere sospese in una sorta di immobilità, che però ha dentro appunto una grande religiosità, è fatta proprio di questi gesti così pacati, così lenti, così armoniosi, da questo gioco di sguardi sospesi. Quindi il realismo di Delatour, se vogliamo trovare, come dire, una definizione che in qualche modo lo leghi, allo stesso tempo lo distingua da Caravaggio, è un realismo più poetico rispetto a quello così drammatico che abbiamo visto essere di Caravaggio. E questo lo si vede perché il percorso che Delatour fa nella sua pittura è un percorso che parte da questi dipinti così realistici e in qualche modo dedicati proprio alla povera gente, e finisce in dipinti come questa Maddalena penitente, che invece sono avvolti in questa luce così misteriosa e religiosa, che quindi in qualche modo ultimamente sembra come trasportare questa scena, pur resa con un'attenzione al dettaglio assolutamente straordinaria, in una dimensione quasi trascendente. Cioè è chiaro che il gioco che Delatour opera in questa opera o in altre, attraverso l'uso della luce artificiale della candela, se la luce artificiale, abbiamo visto in Caravaggio, serviva a rendere ancora più carnale quello che veniva rappresentato, in Delatour in qualche modo serve invece a rivestire di una sacralità, no? quello che viene rappresentato. E quindi c'è questa immobilità della Maddalena di fronte allo specchio, che è simbolo appunto della vanità, ma anche della caducità di questa vanità, la candela che è qualcosa che illumina ma che prima o poi si spegnerà, il teschio, no? Che era proprio il simbolo della vanitas, no? Del tutto che passa e che quindi finisce. Quindi vedete che tutto si carica anche di una veste simbolica che invece, per esempio, nelle opere di Caravaggio non si aveva, o quantomeno non a questo livello. Il tutto comunque accentua questa religiosità straordinaria che Delatour mette nelle sue opere. Quindi questa ragazza francese in realtà appunto sta meditando nel suo cuore l'abbandono delle ricchezze terrene per dedicarsi appunto alla vita religiosa. Altro personaggio sostanzialmente contemporaneo ai due precedenti è Velázquez, e qui siamo in Spagna. Credo che conosciate tutti questo straordinario pittore, che diventa ben presto il pittore di corte ufficiale di Filippo IV, che vuol dire il pittore del cosiddetto siglo d'oro, cioè di questo periodo di straordinario splendore che va dal 1550 al 1660 e che ha proprio il culmine negli anni in cui regna Filippo IV in Spagna. È, per capirci, il secolo in cui lavora alla corte di Spagna Cervantes, lavora Calderón de la Barca, lavora appunto Velázquez, quindi tra letteratura e pittura tre nomi, come dire, che sono rimasti nella storia dell'arte e della letteratura. E anche Velázquez, che durante la sua formazione pittorica si reca più volte in Italia e quindi vede le opere di Caravaggio, e non solo ovviamente, perché per tutti questi pittori l'andare in Italia era, come dire, incontrare tutta la grandezza della cultura figurativa italiana dalle origini fino appunto a quegli anni. E quindi ha anche lui questo periodo giovanile caratterizzato da questo intenso realismo che vediamo, come dire, ben rappresentato in quest'opera intitolata La vecchia che frigge le uova. E anche lui è evidente che qui risente della tradizione caravaggesca, no? Lo si vede nell'utilizzo della luce, e quindi in questo contrasto netto che si ha tra il fondo scuro e invece la parte che viene illuminata da questa luce così tagliente. Ma la cosa straordinaria, che probabilmente gli deriva anche questo in parte dalla conoscenza di Caravaggio, è che attraverso queste opere dedicate proprio alle
classi più umili della Spagna di allora, Velázquez rompe con la tradizione pittorica fino a quel momento, introducendo proprio nella pittura questi spettacoli assolutamente umili e quotidiani, colti con tutto l'interesse e la passione che l'osservazione, come dire, diretta dal vero poteva dare. Vedete che anche qui, come in De La Tour, anche qui c'è, come dire, il dipinto ferma, no, un attimo, che evidentemente è immediatamente successivo a qualche cosa che è capitato, perché vedete che la vecchia si sta friggendo le uova, ma nel momento in cui è raffigurata, a questo momento di pausa in cui solleva il cucchiaio dalla pentola e ha questo sguardo fisso al di fuori, come dire, dell'ambito della tela, e anche il ragazzino che gli sta porgendo questa brocca di vino non è, come dire, rivolto verso la vecchia, ma ha questo sguardo che si gira da una parte, per cui ferma un attimo di vita vera, di vita reale, no? Cioè di qualche cosa che realmente è accaduto all'interno di una, appunto, conseguenzialità di fatti. E guardate la straordinaria attenzione poi ai dettagli, c'è una serie incredibile di nature morte, no? Potremmo chiamare così, sul primo piano, quelle due brocche, il coltello appoggiato sopra il piatto bianco, la cipolla, no? Ma anche quella pentola in equilibrio precario appoggiata appunto a questo sostegno della pentola con le uova, o anche tutti i particolari nella resa dell'abbigliamento e poi dei volti di questi personaggi, no? Quindi c'è uno sguardo veramente alla realtà che, come dire, non taglia fuori niente, che ha una passione anche per il più piccolo particolare, sempre però all'interno di uno sguardo, come dire, unitario, quindi non si perde mai dietro dei dettagli, no? E questo sguardo verso la realtà tutta, che quindi contempla l'inserimento nella pittura anche delle azioni delle classi più umili della popolazione spagnola, contempla ovviamente anche uno sguardo sopra i grandi fatti della storia di quel periodo. E quindi un'opera come questa, La resa di Breda, che raffigura un momento cruciale della guerra tra la Spagna e i Paesi Bassi, e in particolare proprio il momento in cui il comandante spagnolo riceve dal governatore olandese le chiavi della città di Breda, che vediamo in fiamme alle spalle appunto di questo dei due eserciti. Ma anche qui la cosa interessante è che non è una celebrazione del fatto storico in quanto tale, ma, come dire, diventa un'attenzione straordinaria, una passione per le reazioni che le persone che hanno assistito a questo evento straordinario hanno, come dire, provato. E quindi in realtà questo quadro altro non è che una incredibile galleria di ritratti, no? In cui, dove Velázquez si sofferma sui volti degli sconfitti e dei vincitori, no? Con una introspezione psicologica che tira fuori proprio le emozioni più vere e naturali e vive di queste persone, all'interno ovviamente di un contesto di citazioni. Non si può, cioè, è chiaro che qui anche questa selva di lance ricorda, da Paolo Uccello a tante altre opere della storia dell'arte fino a questo momento, così anche quel cavallo messo in questo modo così, diciamo così, anti-accademico, no? Perché copre buona parte delle figure, mostra, come dire, il di dietro all'osservatore, per cui vedete che si prende anche delle licenze dal punto di vista pittorico in nome proprio di una verità e veridicità il più possibile legata a quello che poteva essere accaduto. E all'interno appunto di tutto il percorso che lui fa nella corte di Filippo IV, Velázquez arriva a dei vertici straordinari che lo consacrano tra i più grandi pittori di tutta la storia dell'arte mondiale. E forse uno dei quadri più noti proprio suoi è questo, Las Meninas, che è un quadro del 1656 e che è un quadro particolarissimo, penso che tutti l'abbiate in mente. È un quadro incredibile, perché
è come dire, pone diversi livelli di lettura che in realtà come dire, sottolineano anche l'importanza che Velázquez sentiva di rivestire all'interno della corte di Filippo IV. Perché dico questo? Perché, primo, il quadro è ambientato all'interno dello studio che Velázquez aveva alla corte di Filippo IV di Spagna. E quelli alle pareti che vedete appesi sono i quadri che Velázquez aveva ottenuto da Filippo IV di avere appunto appesi come modelli all'interno del suo, diciamo, appartamento studio, e tra questi, per dire, c'erano anche un paio di Rubens, quindi non è che avesse dei quadretti da poco. Il centro visivo del quadro è l'infanta Margherita, che è questa bambina vestita con questo abito curioso che però in realtà segue la moda di allora, che è l'unica figlia femmina appunto di Filippo IV, attorno a cui ruota questa sorta di microcosmo composto da due damigelle che la assistono, una le porge anche appunto un vassoio con una piccola brocca d'acqua, ci sono i due nani di corte che giocano con questo straordinario cane che Velázquez dipinge con una maestria e una veridicità incredibile. Poco più indietro, sullo stesso piano, ci sono a sinistra il pittore, no? E a destra i due, come dire, i due tutori delle damigelle. Sul fondo, che si affaccia da quella porta, vediamo il maresciallo di corte che appunto osserva la scena dal fondo della stanza. Ma la cosa più straordinaria è l'emergere un po' nebuloso in quello specchio che sta sullo sfondo dei volti di Filippo IV e della regina di Spagna, che quindi in qualche modo sono accanto all'osservatore che sta guardando il quadro, e che in realtà sono i veri protagonisti dell'opera, perché Velázquez li sta ritraendo, cioè Velázquez è al lavoro su quell'enorme tela per ritrarre il re e la regina di Spagna. Per cui vedete che c'è questo incredibile gioco che porta l'osservatore direttamente dentro la scena, con una possibilità di appunto immedesimazione incredibile. Ed è un quadro che per esempio è pieno di citazioni. È chiaro che il riferimento allo specchio è un omaggio che Velázquez fa a Filippo IV, perché ricorda questo quadro straordinario di Van Eyck, che è di coniugi Arnolfini, dove anche lì il protagonista dell'opera è in realtà uno specchio, e che era di proprietà di Filippo IV, quindi che era lì alla corte di Spagna. E quindi è un omaggio che Velázquez fa a questo grande re che era così attento alle arti, non solo alla pittura ma anche alla letteratura, come abbiamo visto. Però allo stesso tempo, come dicevo, vedete che Velázquez riserva a lui, a se stesso, pittore di corte, un ruolo di primo piano, perché è lui stesso che si ritrae all'interno del dipinto. E anche qui è una rappresentazione simultanea che, è come dire, rappresenta tutto insieme quello che i sovrani stanno in quel momento vedendo accadere all'interno della stanza. E questo diventa l'oggetto della rappresentazione, in un ribaltamento, in un gioco di opposti che da un certo punto di vista disorienta l'osservatore, dall'altro affascina tantissimo. E altra cosa che Velázquez si permette di fare è di mettere un po' insieme tutti i generi pittorici. Mette il genere del ritratto, perché sta facendo un ritratto, ma in realtà questo non è un ritratto. Si arroga il diritto di autoritrarsi all'interno del quadro, e allo stesso tempo ha anche un interesse per la pittura di genere in questo angolino con i nani, no? Che era un tema tipico appunto di quel genere di pittura. Per cui ci sono questi tre piani della tela: il primo dove ci sono i nani e le damigelle, il secondo dove c'è il pittore e i due tutori, il terzo dove c'è il maresciallo, ma poi c'è un piano, il quarto, che è il fondamentale protagonista del quadro e che nel ribaltamento compositivo diventa il piano della realtà, cioè quello in cui l'osservatore si trova, no? Per cui c'è questo straordinario legame che annulla, come dire, visivamente ogni diaframma tra ciò che è dipinto e ciò che è vero. Rimanendo sempre alla corte di Spagna, ma facendo un salto di circa un secolo, andiamo a incontrare un altro grandissimo artista, che è Francisco Goya.
Qui abbiamo fatto appunto, come dicevo, un salto dal punto di vista cronologico importante e siamo ormai agli albori del romanticismo. Quindi tante cose sono cambiate dal punto di vista anche proprio della poetica che poi dà l'origine alla pittura. Per sintetizzare, qual è il punto cardine del romanticismo? Il fatto che al centro c'è l'uomo, c'è l'individuo e quindi c'è anche l'artista. Quindi non ci sono più degli ideali nazionali o degli ideali astratti o dei modelli tratti dalla storia, da, in questo caso, visto che di pittura stiamo parlando, da dipingere, ma l'oggetto della pittura diventa il rapporto tra l'io dell'artista e la realtà che ha di fronte, con uno sbilanciamento, lo dice il termine stesso, nella sfera del sentimento, ma non intesa come qualcosa di melenso, ma proprio come di reazione normale, umana, che l'uomo ha nel suo impatto con la realtà. E quindi Goya vive in questo periodo, che è anche il periodo dei grandi rivolgimenti dal punto di vista politico, è il periodo in cui nascono i primi moti che portano all'affermazione delle nazioni all'interno dell'Europa, no? Quindi è un periodo di grande fermento dal punto di vista storico e culturale, e questo è vissuto in prima persona da Goya dalla prospettiva della corte, appunto, di Carlo IV, re di Spagna. Per cui Goya è uno che ha un grande interesse a conoscere a fondo ciò che ha di fronte. E lo si vede benissimo in quest'opera, Il ritratto della famiglia reale. È un ritratto ufficiale commissionato dal re di Spagna. Quindi è come dire la commissione per antonomasia, no? Quando a un pittore veniva commissionato il ritratto della famiglia reale, voleva dire che gli veniva commissionata la cosa più importante, perché attraverso quell'opera la famiglia reale si consegnava, come dire, alla fama per sempre. Ma se voi osservate bene questo ritratto, vedete che non c'è nulla di celebrativo, anzi c'è una pungente ironia, intesa però per Goya non come presa in giro, come volontà dissacratoria, cioè non è una vignetta satirica contro i reali di Spagna, ma è come dire il tentativo, la volontà, il desiderio di svelare che persone realmente erano queste della corte, che vivevano alla corte di Spagna. Quindi la centralità dell'individuo, del romanticismo, è sì dal punto di vista dell'artista, ma anche nel desiderio che l'artista ha di tirare fuori la peculiarità che l'individuo che lui incontra ha. E quindi ritrae Carlo IV con le gote e il naso un po' paonazzi, era noto a tutti la sua passione per il vino, con questo sguardo un po' annebbiato, probabilmente ancora una volta dall'alcol, oppure la regina con questa posa così impettita e con questa incredibile come dire, appunto, ironica attenzione al dettaglio di questo braccio, che non è certo un braccio, come dire, è un braccio un po' cicciotto, un po', come dire, in carne, ma di cui la regina andava talmente orgogliosa ad aver obbligato e imposto alla corte di Spagna che le donne dovessero indossare gli abiti con le maniche corte, mentre la moda di allora diceva che gli abiti femminili dovevano avere le maniche lunghe, quindi le braccia dovevano essere coperte. Per cui capite che Goya, attraverso, come dire, questo espediente, va a tirar fuori due caratteri, due elementi che immediatamente ci visualizzano, no, quelli che erano le verità dal punto di vista umano di questi due personaggi. Per cui sono anche il re e la regina di Spagna, ma per Goya sono delle persone che hanno, come dire, questi difetti o queste caratteristiche. Per cui vedete che c'è uno sguardo molto diretto, molto deciso anche, che non si fa molti problemi, non si pone molti filtri. Goya dall'apparenza penetra nel profondo per svelare la verità di questi personaggi. E lo stesso fa in questo quadro straordinario che è rimasto nell'immaginario, credo, un po' di tutti, Le fucilazioni del 3 maggio 1808. Qui la prima cosa da sottolineare è che per la prima volta, e questo è proprio del romanticismo,
viene raffigurato non un episodio della storia passata, ma un episodio della storia contemporanea. Cioè, questo è il momento in cui le truppe francesi invadono la Spagna, arrivano appunto alle porte di Madrid, anche perché Carlo IV aveva abdicato e quindi l'esercito, come dire, regolare era in rotta, e contro le truppe di Napoleone scoppia un'insurrezione popolare a Madrid che viene sedata nel sangue. 1808, Goya è a Madrid in quegli anni e quindi vive in prima persona i tumulti di quei giorni, e qualche anno dopo, nel 1814, decide di raccontarci l'esperienza reale che lui ha fatto di questo dramma. Dicevo che il fatto che venga rappresentato un episodio di storia contemporanea è una novità grandissima, perché nell'epoca immediatamente precedente, quella del neoclassicismo, la storia che veniva rappresentata era la storia passata, la storia romana, la storia greca, che veniva presa come modello per gli ideali imperiali o nazionalistici che Napoleone o chi per esso volevano appunto portare avanti. Pensate al giuramento degli Orazi di David, per esempio. Mentre la centralità romantica dell'individuo porta a un'attenzione non più alla storia passata, ma alla storia presente, quindi a ciò che sta avvenendo, ciò che avviene, e spesso e volentieri intesa come esperienza che l'artista, direttamente o indirettamente, ma nella sua contemporaneità, vive. È un'opera di grande drammaticità, che contrappone il plotone di esecuzione di questi soldati francesi senza volto a invece i volti così espressivi, umani e drammatici della gente di Madrid che si oppone a questa occupazione da parte dei francesi. È chiaro che il culmine di tutto il dipinto è questa figura straordinaria con le braccia alzate, questo bagliore di luce che come dire illumina, a discapito anche della lanterna che sta appoggiata davanti al plotone, tutta la scena, e che è proprio la camicia bianca di questo personaggio. E ancora una volta vedete che anche qui Goya fissa tutta l'azione in un fotogramma unitario, ma in realtà ci fa, come dire, vivere, proprio come spesso accade nei film dei nostri giorni, il dramma e, come dire, le emozioni, le sensazioni che ciascuno dei partecipanti alla scena vive. Guardate i volti appunto dei personaggi, no? Di quello che ormai ha alzato le braccia, rassegnato alla fine imminente, di quello che si copre il volto perché sa che presto toccherà lui, o anche l'attenzione che non è macabra ma è realistica, intesa proprio come drammatica, al sangue che scorre per terra, ai volti dei cadaveri che già giacciono a terra. Per cui l'idea di una attenzione alla realtà intesa proprio come esperienza. E lo stesso vale per un altro protagonista della pittura del romanticismo, Théodore Géricault, pittore francese questa volta, e che in quest'opera La zattera della Medusa raffigura nuovamente un episodio di storia contemporanea, addirittura un episodio di cronaca. Questo è un episodio che è avvenuto qualche mese prima che Géricault lo ritraesse su questa tela gigantesca che si trova al Louvre, ed è la storia dell'equipaggio di questa Medusa, una fregata francese che si era appunto incagliata, la nave viene abbandonata, l'equipaggio sale sulle scialuppe, mentre tutto il resto dei marinai viene caricato su questa zattera. Durante la prima notte di deriva, la corda che teneva legata la zattera alle scialuppe viene tagliata, e quindi i 75 marinai vanno alla deriva per 15 giorni. Ci sono risse, per cui molti vengono buttati in mare, addirittura atti di cannibalismo per poter sopravvivere. Alla fine, da 75 che erano sulla nave, ne vengono salvati 15. È una cosa che tocca tantissimo l'opinione pubblica francese, che si scaglia contro il re che aveva nominato un capitano evidentemente inetto. Comunque, Géricault che cosa decide di rappresentare? Non il momento del naufragio, ma il momento di forse maggior
maggiore esplosione emotiva, cioè il momento in cui i naufraghi avvistano finalmente all'orizzonte la nave che li sta andando a salvare. Per cui vedete che c'è questa diagonale straordinaria di corpi che da in basso a sinistra sale verso l'angolo in alto a destra, quasi a spingere appunto sempre più verso l'alto la figura di questo marinaio di colore che sventola questo drappo per farsi vedere. E ancora una volta c'è questa ripresa quasi con una telecamera montata su un binario, no? Come accade spesso nei film di oggi, che, come dire, ci dà conto delle reazioni che di fronte all'apparizione della nave i marinai superstiti hanno, da quelli che ormai sono sconsolati e che reggono a stento i cadaveri dei loro compagni, a quelli che cercano di alzarsi ma non ne hanno la forza, fino a quelli che raccolgono le ultime forze e invece sollevano il loro compagno perché possa essere visto. E quindi vedete ancora una volta l'attenzione alla realtà intesa proprio come attenzione all'uomo per come si muove, per l'esperienza che fa di fronte anche al dramma della morte o al dramma di un'esperienza come può essere quella di questo naufragio. E chiudiamo con gli ultimi due protagonisti della mostra, che sono Gustave Courbet e Édouard Manet. Quest'opera che non vedrete in mostra mi serve per, come dire, presentarvi la figura di questo pittore importantissimo perché per la prima volta, diciamo, anche nel corso della storia dell'arte fonda, potremmo dire così, un movimento che si chiama realismo, perché nel 1855, quando tutti i suoi quadri sono rifiutati al Salon appunto che si teneva a Parigi quell'anno, Courbet li raccoglie e li espone in quello che lui chiama il padiglione del realismo, proprio accanto ai padiglioni dove si teneva il Salon, e pubblica un manifesto del realismo che dice in un punto: realismo, essere in grado di tradurre i costumi, le idee, l'aspetto della mia epoca, secondo la mia opinione e il mio giudizio. Essere non solo un pittore, ma anche un uomo. In una parola, fare dell'arte attuale, questo è il mio scopo. E quindi in pittura Courbet dice no alla storia, intesa appunto come qualcosa di astratto e di lontano dalla quotidianità, no al fantastico, che invece era un filone che per esempio nel romanticismo comunque era molto rappresentato, ma un'arte che focalizza la sua attenzione sul presente. Sul presente e in particolare per quanto riguarda Courbet, anche per una sua posizione, diciamo, politica o ideologica, la questione sociale, cioè il problema della povera gente nella Francia della metà dell'Ottocento. E quindi Courbet sconvolge tutti con questi funerali a Ornans, dove riprende in maniera solenne e allo stesso tempo spietata un fatto assolutamente quotidiano che mai aveva trovato posto nella pittura, come può essere quello di un funerale. E lo fa in una dimensione colossale, un quadro che è lungo oltre 6 metri, per cui gli dà, come dire, le stesse dimensioni della grande pittura di storia, ma ciò che rappresenta è qualche cosa che invece riguarda la quotidianità più bassa, da un certo punto di vista, o dal punto di vista della critica di allora, anche più triviale. E quindi la critica e il pubblico rimangono sconcertati proprio dalla sfacciataggine con cui Courbet appunto mette di fronte agli occhi queste fisionomie così rozze delle persone di campagna, questi personaggi senza nome che invece assurgono a soggetti di un'opera incredibile. E l'altra cosa che volevo farvi notare, sempre per questa volontà di portare l'osservatore dentro il quadro a vivere l'esperienza che è ciò che l'esperienza che è raffigurata, è che vedete che la fossa è tagliata dal margine inferiore del dipinto, come dire, continua al di qua della cornice, cioè annulla, no? Fosse stata completamente e perfettamente racchiusa all'interno della tela, come dire, sarebbe stata una dimensione altra. In questo modo noi siamo, come dire, al di qua della fossa rispetto ai personaggi che vediamo raffigurati nel quadro. Dicevo appunto l'attenzione alla questione sociale, nelle vagliatrici di grano questo è evidente, così come in un altro quadro famosissimo di Courbet, gli spaccapietre,
la sua è proprio una pittura sociale che mette in scena la vita della povera gente, spesso però con una componente anche, diremmo, ideologica, cioè di volontà proprio di denuncia sociale, che quasi dimentica, come invece avevamo visto fare da De La Tour in avanti, la dignità che comunque anche la dimensione della quotidianità di queste persone ha in ogni caso. E chiudiamo, che sono andato già abbastanza lungo, con Manet. Con Manet facciamo un ulteriore passaggio. Oggetto della pittura, ed è per questo che in qualche modo lui si lega agli impressionisti, diventa la contemporaneità, intesa proprio in senso stretto, diventa la vita della città, diventa l'oggi, diventa lo splendore e il divertimento delle feste parigine, appunto della metà dell'Ottocento, diventa la grande scalata dal punto di vista sociale della borghesia parigina. E il primo quadro in cui questo si vede è proprio Le Déjeuner sur l'herbe, che è un quadro che sconvolge quando viene esposto. Per quale motivo? Perché accanto a una donna nuda, Manet dipinge due giovanotti vestiti come andavano in giro vestiti i borghesi della metà dell'Ottocento a Parigi. Quindi immediatamente ricala nella realtà di un parco parigino quella che invece poteva essere una citazione, per esempio, dal concerto campestre di Giorgione, no? Per dire. Quindi questa volontà di portare la pittura dentro la realtà di oggi. E quindi questa scena non è qualche cosa che è relegata nell'ambito del mito o nell'ambito dell'idealizzazione, ma è qualche cosa, potrebbe essere una scena realmente accaduta. È chiaro che Manet ha molta poca malizia e invece molta ironia, no, quando decide di fare questo genere di un'opera come questa, ma tant'è, è proprio l'idea che la pittura deve parlare dell'adesso, deve parlare dell'oggi, e lo vediamo anche in questo straordinario dipinto sempre di Manet, che forse ci fa capire come pochi perché Manet non è un impressionista fino in fondo. Se voi avete in mente l'altro dipinto, diciamo, che per antonomasia raffigura le feste parigine, il Bal au Molin de la Galette di Renoir, lì, come dire, si vede questo gran turbinio di gente che balla, ma tutta l'attenzione dell'artista è sugli effetti di luce che questo glicine che ricopriva questa piazzetta provoca sul terreno e sugli abiti delle persone. Qui Manet invece su che cosa punta l'attenzione? Sulla cameriera, e non sulla cameriera intesa come ruolo sociale, ma sulla cameriera intesa come uomo, come donna, cioè come persona. Quindi questo sguardo smarrito, perso, malinconico, che, come dire, non trova motivo di rapportarsi con la grande confusione festosa che vediamo riflessa nello specchio e che evidentemente pervadeva questo locale. Quindi c'è un'attenzione ancora una volta all'umanità dei personaggi, e così anche nel dipinto con cui chiudiamo questa presentazione, la stazione di Saint-Lazare, è ancora una volta come in una fotografia, no, come fosse proprio una istantanea, assistiamo a un momento di vita assolutamente reale. Questa ragazza che solleva lo sguardo tenendo teneramente in braccio il cagnolino e solleva appunto lo sguardo dal libro che stava leggendo, e la bambina che attraverso la grata guarda la stazione che sta davanti a lei. Anche qui un'attenzione a questo momento di malinconia, forse destato da qualche cosa che era stato appena letto negli occhi di questa ragazza, ma l'attenzione è puntata sulle persone. Di lì a pochi anni Monet avrebbe dipinto tutta una serie sulla stazione di Saint-Lazare, tutta puntata sugli effetti di luce che il vapore delle locomotive creava all'interno della stazione. Quindi Manet si può dire che in qualche modo è, come dire, quello che chiude questo momento, questo filone di attenzione alla realtà, perché già dai suoi, chiamiamoli, quasi colleghi impressionisti, l'attenzione dell'artista viene puntata su un aspetto della realtà che diventa assolutamente preponderante
a discapito, come dire, degli altri, per cui la cattedrale di Rouen che Monet dipinge diventa un pretesto per l'osservazione degli effetti di luce. Con questo non voglio disprezzare, anzi, sono ben lungi perché sono tra i miei pittori preferiti, però cambia proprio la posizione, cioè l'attenzione è su un elemento della realtà e viene, come dire, perso un po' il carattere dell'esperienza intesa come una totalità. Direi che possiamo finire qui, se ci sono delle domande sono a disposizione. Grazie. Altri video didattici su attuttascuola.it.